sembra un po' articolato, però l'articolazione è richiesta per un motivo, perché noi abbiamo sempre un problema di tangenti da un punto esterno a una sfera. Le tangenti sono infinite, quindi diciamo è più interessante risolvere un problema dove il risultato richiede la determinazione di una sola tangente, cioè la risposta è univoca. Quando la risposta è una sola, al massimo due, allora il problema si fa più interessante. Ecco perché il problema io l'ho costruito in questo modo: ho detto, data una sfera, dato un punto esterno, dato un punto A appartenente alla superficie sferica, determinare quella, se esiste quella tangente, la sfera che appartiene al piano alfa, che contiene il punto P, il punto A e il punto O. Ora, noi sappiamo che per tre punti passa un solo piano, quindi il piano esiste. Inoltre è un piano diametrale, cioè è un piano che passa però al centro della sfera e quindi ci restituisce una sorta di sezione massima della sfera. Quindi andiamo a riportare questi elementi che sono i nostri dati di partenza in proiezioni ortogonali. Prima di tutto disegno una sfera di centro apertura a piacere, disegno quindi le immagini di questa sfera, questo è O. Poi disegno il punto P a piacere, speriamo di essere fortunati. Ora veramente non so cosa succederà. E poi il punto A appartenente alla superficie sferica. Allora, come si fa a prendere? Questo è un problema che si risolve molto facilmente, molto interessante. Come si fa a prendere un punto appartenente alla superficie sferica? Allora, sbagliatissimo fare questo. Cioè, se io prendo le immagini di un punto a piacere, semplicemente all'interno delle proiezioni della sfera, questo è non mi dà assolutamente la garanzia che quel punto appartenga alla superficie sferica. Allora occorre tantomeno un errore fare questo. Cioè, molti fanno anche questo errore banalissimo, errore mostruoso, è quello di prendere le immagini sui rispettivi contorno apparente. Ma questo è un errore grave perché, appunto, come ho spiegato più volte, i contorni apparenti sono due diverse proiezioni, quindi non si può assolutamente dire. Cioè, io vedo un'immagine che sta in apparenza sta sulla sfera, ma in realtà no, ha una posizione spaziale diversa, cioè non appartiene. Cioè, è una sorta di illusione ottica questa qui. Allora, invece la soluzione è molto semplice, ci sono diversi procedimenti, ma il più semplice è quello di sezionare con un piano a piacere la sfera con un piano orizzontale. La sezione di questa sfera io la leggo in scorcio totale ed è una circonferenza come al solito. In prima immagine il raggio di questa, vedrò una circonferenza, in prima immagine il raggio di questa sezione orizzontale è R2, ok? Sempre di centro O1 perché i due centri vanno a sovrapporsi in prima immagine, quindi punto il compasso in O', apertura R2 e faccio una circonferenza. Ok, quindi su questa circonferenza poi vado a scegliere un punto A. Sono due le soluzioni perché se io parto da A secondo esistono due diversi punti che soddisfano alla mia richiesta e quindi due punti che teoricamente appartengono alla superficie sferica. Quindi io prendo uno dei due punti che sta sulla sezione gialla, diciamo, e scelgo per esempio che questo è. Scelgo questo punto. Per me questo è A'. Quindi ricapitolando, adesso ho tutti gli elementi che mi servono per rappresentare, per diciamo partire con l'esercizio vero e proprio.
Allora, cosa devo fare? Prima di tutto devo costruire questo piano alfa, perché una condizione richiesta è che quella retta tangente appartenga al piano alfa. Abbiamo detto che esiste un piano che passa per 3 punti, quindi costruisco il piano che passa per 3 punti. Applico le condizioni d'appartenenza, cioè io dico, siccome il piano contiene la retta che va da P ad O, la retta che passa per A e per O, per esempio, sono due rette che chiamo R ed S, io vado a cercare le tracce di queste due rette e così potrò risolvere il problema del piano alfa, perché le tracce del piano alfa dovranno passare per le tracce delle due rette. Quindi disegno la prima retta che passa per O e per P, per esempio. Ok, OP, questa l'abbiamo chiamata retta S. La retta S secondo e S primo ha le sue tracce, andiamo a cercare le tracce della retta S, quindi ho la traccia prima di S che si trova qui, la traccia seconda di S, vediamo se riesco a trovarla, forse sì, è qui. Quindi traccia prima di S, traccia seconda di S è qui. La stessa cosa faccio per R, cioè la retta che passa per A, però eccola qua, viene così, c'è cioè un raggio della sfera. In prima immagine è questa, quindi questa sarebbe R secondo R primo. Andiamo a cercare le tracce. Le due rette sono incidenti, no? Sono incidenti, passano entrambe da O, quindi sono incidenti, no? E quindi formano un piano. Traccia prima di R e traccia seconda di R, sarebbe da quest'altra parte. Viene fuori perché no, non viene appena, sì, ma diciamo viene qui. Tanto dovrei avere gli elementi sufficienti per fare tutto, perché la traccia prima del piano passerà per la traccia prima di S e la traccia prima di R. Li unisco. Quindi questa è la traccia prima di alfa. Traccia prima di alfa, e forse siamo fortunati, perché vedo che sta venendo abbastanza chiaro. W, vi ricordate, ho sempre detto le tracce di un piano si incontrano sulla linea di terra, nel punto che io chiamo W. Ora W, traccia seconda di S, traccia seconda di R, devono essere 3 punti allineati, quindi me ne bastano due. Quindi unisco W con traccia seconda di S, ed ecco che grosso modo, così questa sarà la traccia seconda del piano alfa. Ok? Quindi mettiamo un po' a posto, P secondo, lo riscrivo qui, e questa è la traccia seconda di alfa. Ora risolviamo il problema. Finalmente abbiamo trovato il piano alfa e vogliamo adesso determinare quella tangente che passa per P. Condotta da P è tangente alla sfera appartenente ed è appartenente al piano alfa. Precisione. Allora, il modo migliore invece consiste nel ribaltare questa sezione, il piano alfa, ribalto il piano alfa che contiene la sezione tra il piano alfa e la sfera e contiene il punto P dal quale dovrò tracciare le due tangenti. Allora, quindi ribalto P rispetto al piano alfa, mi basta ribaltare fondamentalmente 2 punti, cioè il punto P, perché è da P che partono le tangenti, e poi il punto O che appartiene ad alfa, che è il centro della sezione che intendo ribaltare. Dopo il ribaltamento, questa sezione diverrà una circonferenza, cioè la leggo in vera grandezza, e quindi è una circonferenza. Allora, per ribaltare il punto P senza scomodare rette di massima pendenza e via dicendo, basta fare un triangolo che ha come cateto la perpendicolare alla traccia prima, come secondo cateto la quota del punto P.
quindi prendo la quota triangolo rettangolo, quindi faccio la perpendicolare da P', prendo la quota, la riporto qui, ok? E quindi questo è P ribaltato. Perché dico P ribaltato? Perché questo rappresenta un piano ancora proiettante, adesso sto ribaltando in questo modo, e in questo ribaltamento vado a leggere l'ipotenusa di questo triangolo, ok? L'ipotenusa di questo triangolo, questo punto lo chiamo K, allora l'ipotenusa di questo triangolo è il raggio del ribaltamento di quel punto, quindi io punto il compasso in K, apertura fino a P ribaltato, faccio un arco di cerchio. Ora, il ribaltamento del punto deve, diciamo, cadere anche sulla retta che da P' è perpendicolare alla traccia di alfa, traccia prima di alfa, perché la traccia prima di alfa è l'asse di questo ribaltamento, che okay? Quindi la cerniera di questo ribaltamento, quindi il movimento di P è questo, e quindi sicuramente il punto P ribaltato rispetto al piano alfa si trova qui. Stesso ragionamento lo ripeto per ribaltare anche O, speriamo di essere fortunati, perché qua la vedo, mi sembra che andrà fuori, però andiamo a ripetere quindi il ragionamento. Da O' faccio la perpendicolare, questo è il primo cateto, il secondo faccio ancora il secondo cateto che sarà perpendicolare a questo, la quota del punto O è questa, la prendo, la metto qui. Ora, siccome questa retta gialla è l'ipotenusa del triangolo, no? È la retta di massima pendenza, diciamo anche che quindi questa è la retta, cioè una retta di massima pendenza nel piano, che diciamo anche che l'ipotenusa di questo triangolo sarà uguale, parallela all'ipotenusa del triangolo più piccola, quindi unendo O ribaltato, viene qui, con questo punto che chiamo sempre K, che mi viene all'incirca qui, trovo ancora l'ipotenusa di questo triangolo, che è una retta, un'altra retta di massima pendenza, risulteranno tra loro queste due parallele, ovviamente. Punto il compasso in K, è una coincidenza che traccia prima di R capiti più o meno qui, assolutamente non c'entra nulla, coincidenza, ok? Punto in K, apro fino a O ribaltato, ancora raggio di circonferenza, scusate, arco di circonferenza, volevo dire, e arriverò all'incirca qui. Ora viene fuori dal foglio, quindi ora dobbiamo immaginare un po' quello che succede. Allora succede questo, che O ribaltato mi viene qui, ok? Cioè sull'arco di cerchio e su questa retta perpendicolare, come ho detto prima, ribaltamento di O si trova su questa retta e anche sull'arco, che è questo. Quindi O ribaltato è qui, faccio la sezione ribaltata. Abbiamo detto esiste quel piano alfa che seziona la sfera, che ha come raggio sempre il medesimo raggio che chiamo R1, questo è quello che ho usato per disegnare la sfera in prima e seconda immagine, R1, quindi punto il compasso qui e faccio una circonferenza e diciamo che viene così, ok? Eccolo qui. Ora abbiamo quasi finito, perché in questo ribaltamento leggo in vera grandezza le due tangenti che vado a fare adesso, quindi le tangenti sono due, quindi la risposta a questo quesito non porta a un'unica soluzione ma a due soluzioni diverse. Le tangenti sono queste. Come si costruiscono le tangenti? Le abbiamo viste prima, ok? Quindi non lo sto a ripetere. Sono un punto qui e un punto qui, ok? Quindi qui le vediamo nel ribaltamento. Ora il problema adesso si risolve nel determinare
due tangenti qui in prima e in seconda immagine. Qui possiamo usare l'omologia, possiamo fare il procedimento inverso, per esempio, con i triangoli costruiti a ritroso, e cioè questo punto che chiamo punto di tangenza X1 ribaltato si trova sul piano alfa su una retta perpendicolare, sempre all'asse del ribaltamento. Poi questo, dico, questo è l'ipotenusa di un ulteriore triangolo, costruisco il triangolo, ok, come faccio a costruire il triangolo? Dall'ipotenusa prendo questa misura, la metto qui, ora io devo esagerare, lo so che non è uguale, però per farlo tornare, sempre perché disegno a mano libera, questo mi... Quindi prendo questa misura, la metto su una retta parallela, perché è parallela alle altre rette di massima pendenza, perché si mantengono sempre parallele, quindi io da qui faccio la parallela. Questo è un modo, posso usare anche l'omologia. E quindi, ripeto, prendo questa misura che è l'ipotenusa, la metto qui, poi vado giù e trovo la prima immagine di X1, quindi mi viene X1, mi viene qui. X1 primo. Come faccio a trovare la seconda immagine del punto X1? Sfrutto le condizioni d'appartenenza del punto al piano, cioè voglio che X1 appartenga al piano alfa. Allora mi basta disegnare una, cerchiamo un colore che ancora non ho usato, mi basta disegnare una retta appartenente al piano che passa per il punto 1, per esempio una retta orizzontale, che appartiene al piano alfa, passa da X1 primo, parallela alla traccia prima di alfa, incontra la linea di terra qui, questa sarà la traccia seconda della retta orizzontale, la chiamiamo retta N, quindi questa è traccia seconda di N. In seconda immagine N risulta parallela alla linea di terra, questo è N secondo, e poi da X1 primo retta di richiamo fino a incontrare N secondo. Quindi con le condizioni d'appartenenza del punto al piano sono riuscito a trovare anche, abbiamo trovato anche X1 secondo. Questo è un modo, quindi ripeto, costruisco il triangolo. Ok, a ritroso però, cioè non devo partire dal ribaltamento. Pure applico l'omologia, per esempio, per trovare, quindi in altre parole, P' era per concludere il ragionamento, risposta prima tangente, facciamola di un colore più rosso. Allora, sta diventando buio. Unisco per risolvere alla rispondere alla domanda. P' è qui, X1 è qui, questa è la tangente in prima immagine. Ok? Ok? E questa è la tangente in seconda immagine. Va bene? Oppure applico l'omologia. Ok, ora il disegno è venuto un po' maluccio, però con l'omologia speriamo di farlo un po' meglio di qua. Posso semplicemente dire, ora cerco questa seconda tangente, prolungo sull'asse, la corrispondente deve passare per P'. Ok, quindi già questa è la tangente, questa è l'omologia. Il punto X2 che si trova qui, non so se lo vedete, X2... ribaltato, si troverà allineato, il corrispondente si troverà allineato con il centro dell'omologia, cioè mando la perpendicolare all'asse dell'omologia fino a intersecare la corrispondente, che in questo caso a me viene qui. Quindi X2 ribaltato mi viene qui. X2 primo, volevo dire. Sembra un po' articolato, però l'articolazione è richiesta
Per un motivo, perché noi abbiamo sempre un problema di tangenti da un punto esterno a una sfera. Le tangenti sono infinite, quindi diciamo è più interessante risolvere un problema dove il risultato richiede la determinazione di una sola tangente, cioè la risposta è univoca. Quando la risposta è una sola, al massimo due, allora il problema si fa più interessante. Ecco perché il problema io l'ho costruito in questo modo: ho detto, data una sfera, data un punto esterno, data un punto A appartenente alla superficie sferica, determinare quella, se esiste quella tangente, la sfera che appartiene al piano alfa, che contiene il punto P, il punto A e il punto O. Ora, noi sappiamo che per tre punti passa un solo piano, quindi il piano esiste. Inoltre è un piano diametrale, cioè è un piano che passa però al centro della sfera e quindi ci restituisce una sorta di sezione massima della sfera. Quindi andiamo a riportare questi elementi che sono i nostri dati di partenza in proiezioni ortogonali. Prima di tutto disegno una sfera di centro apertura a piacere, disegno quindi le immagini di questa sfera, questo è O. Poi disegno il punto P a piacere, speriamo di essere fortunati. Ora veramente non so cosa succederà. E poi il punto A appartenente alla superficie sferica. Allora, come si fa a prendere? Questo è un problema che si risolve molto facilmente, molto interessante. Come si fa a prendere un punto appartenente alla superficie sferica? Allora, sbagliatissimo fare questo. Cioè, se io prendo le immagini di un punto a piacere, semplicemente all'interno delle proiezioni della sfera, questo è non mi dà assolutamente la garanzia che quel punto appartenga alla superficie sferica. Allora occorre tantomeno un errore fare questo. Cioè, molti fanno anche questo errore banalissimo, errore mostruoso, è quello di prendere le immagini sui rispettivi contorno apparente. Ma questo è un errore grave perché, appunto, come ho spiegato più volte, i contorni apparenti sono due diverse proiezioni, quindi non si può assolutamente dire. Cioè, io vedo un'immagine che sta in apparenza sta sulla sfera, ma in realtà no, ha una posizione spaziale diversa, cioè non appartiene. Cioè, è una sorta di illusione ottica questa qui. Allora, invece la soluzione è molto semplice, ci sono diversi procedimenti, ma il più semplice è quello di sezionare con un piano a piacere la sfera con un piano orizzontale. La sezione di questa sfera io la leggo in scorcio totale ed è una circonferenza come al solito. In prima immagine il raggio di questa, vedrò una circonferenza, in prima immagine il raggio di questa sezione orizzontale è R2, ok? Sempre di centro O1 perché i due centri vanno a sovrapporsi in prima immagine, quindi punto il compasso in O', apertura R2 e faccio una circonferenza. Ok, quindi su questa circonferenza poi vado a scegliere un punto A. Sono due le soluzioni perché se io parto da A secondo esistono due diversi punti che soddisfano alla mia richiesta e quindi due punti che teoricamente appartengono alla superficie sferica. Quindi io prendo uno dei due punti che sta sulla sezione gialla, diciamo, e scelgo per esempio che questo è. Scelgo questo punto, per me questo è A'. Quindi ricapitolando, adesso ho tutti gli elementi che mi servono per rappresentare, per diciamo partire con l'esercizio vero e proprio. Allora, cosa devo fare?
Prima di tutto devo costruire questo piano alfa perché una condizione richiesta è che quella retta tangente appartenga al piano alfa. Abbiamo detto che esiste un piano che passa per 3 punti, quindi costruisco il piano che passa per 3 punti. Applico le condizioni d'appartenenza, cioè io dico, siccome il piano contiene la retta che va da P ad O, la retta che passa per A e per O, per esempio, sono due rette che chiamo R ed S. Io vado a cercare le tracce di queste due rette e così potrò risolvere il problema del piano alfa, perché le tracce del piano alfa dovranno passare per le tracce delle due rette. Quindi disegno la prima retta che passa per O e per P, per esempio. Ok, OP, questa l'abbiamo chiamata retta S. La retta S secondo e S primo. Ha le sue tracce, andiamo a cercare le tracce della retta S, quindi ho la traccia prima di S che si trova qui, la traccia seconda di S, vediamo se riesco a trovarla, forse sì, è qui, quindi traccia prima di S. Traccia seconda di S è qui. La stessa cosa faccio per R, cioè la retta che passa per A, però eccola qua, viene così, c'è cioè un raggio della sfera. In prima immagine è questa, quindi questa sarebbe R secondo R primo. Andiamo a cercare le tracce. Le due rette sono incidenti, no? Sono incidenti, passano entrambe da O, quindi sono incidenti, no? E quindi formano un piano. Traccia prima di R e traccia seconda di R, sarebbe da quest'altra parte. Viene fuori perché no, non viene appena, sì, ma diciamo viene qui. Tanto dovrei avere gli elementi sufficienti per fare tutto. Perché la traccia prima del piano passerà per la traccia prima di S e la traccia prima di R. Li unisco. Quindi questa è la traccia prima di alfa. Traccia prima di alfa, e forse siamo fortunati, perché vedo che sta venendo abbastanza chiaro. W, vi ricordate, ho sempre detto le tracce di un piano si incontrano sulla linea di terra, nel punto che io chiamo W. Ora, W, traccia seconda di S, traccia seconda di R, devono essere 3 punti allineati, quindi me ne bastano due. Quindi unisco W con traccia seconda di S, ed ecco che grosso modo, così questa sarà la traccia seconda del piano alfa. Ok? Quindi mettiamo un po' a posto, P secondo, lo riscrivo qui e questa è la traccia seconda di alfa. Ora risolviamo il problema. Finalmente abbiamo trovato il piano alfa e vogliamo adesso determinare quella tangente che passa per P. Condotta da P è tangente alla sfera appartenente ed appartenente al piano alfa. Mi scrivo P. Allora, lasciamo un minuto per ragionare. Molti dicono, diciamo, molti direbbero, facciamo la sezione della sfera con questo piano diametrale alfa e poi fatta la sezione che passerà anche per A, oltretutto, vado a tracciare le tangenti. Questa operazione la posso fare direttamente nelle proiezioni, con l'unico inconveniente che il procedimento diventa veramente lungo perché devo disegnare le sezioni e quindi già qui diventa un problema. Diciamo a lungo poi devo fare le ellissi e poi devo tracciare le tangenti alle ellissi proiezione, no? E quindi è chiaro che diciamo, grosso modo, avrò un'ellisse fatta in un certo modo, eccetera. Allora, il problema è anche grafico, cioè graficamente quanto è precisa questa costruzione?
che se ho a mano libera faccio un'ellisse e poi devo tracciare le tangenti all'ellisse, è chiaro che perdo molto in precisione. Allora, il modo migliore invece consiste nel ribaltare questa sezione, il piano alfa, ribalto il piano alfa che contiene la sezione tra il piano alfa e la sfera e contiene il punto P dal quale dovrò tracciare le due tangenti. Allora, quindi ribalto P rispetto al piano alfa, mi basta ribaltare fondamentalmente due punti, cioè il punto P, perché è da P che partono le tangenti, e poi il punto O, che appartiene ad alfa, che è il centro della sezione che intendo ribaltare. Dopo il ribaltamento, questa sezione diverrà una circonferenza, cioè la leggo in vera grandezza, e quindi è una circonferenza. Allora, per ribaltare il punto P senza scomodare rette di massima pendenza e via dicendo, basta fare un triangolo che ha come cateto la perpendicolare alla traccia prima, come secondo cateto la quota del punto P. Quindi prendo la quota triangolo rettangolo, quindi faccio la perpendicolare da P', prendo la quota, la riporto qui. Ok? E quindi questo è P ribaltato. Perché dico P ribaltato? Questo rappresenta un piano ancora proiettante, adesso sto ribaltando in questo modo e in questo ribaltamento vado a leggere l'ipotenusa di questo triangolo, ok? L'ipotenusa di questo triangolo, questo punto lo chiamo K. Allora, l'ipotenusa di questo triangolo è il raggio del ribaltamento di quel punto. Quindi io punto il compasso in K, apertura fino a P ribaltato, faccio un arco di cerchio. Ora, il ribaltamento del punto deve, diciamo, cadere anche sulla retta che da P' è perpendicolare alla traccia di alfa, traccia prima di alfa, perché la traccia prima di alfa è l'asse di questo ribaltamento, che è quindi la cerniera di questo ribaltamento. Quindi il movimento di P è questo, e quindi sicuramente il punto P ribaltato rispetto al piano alfa si trova qui. Stesso ragionamento lo ripeto per ribaltare anche O. Speriamo di essere fortunati, perché qua la vedo, mi sembra che andrà fuori. Però andiamo a ripetere quindi il ragionamento. Da O' faccio la perpendicolare, questo è il primo cateto. Il secondo, faccio ancora il secondo cateto che sarà perpendicolare a questo. La quota del punto O è questa, la prendo, la metto qui. Ora, siccome questa retta gialla è l'ipotenusa del triangolo, no? È la retta di massima pendenza, diciamo anche che, quindi questa è la retta, cioè una retta di massima pendenza nel piano, che diciamo anche che l'ipotenusa di questo triangolo sarà uguale, parallela all'ipotenusa del triangolo più piccola, quindi unendo P ribaltato, mi viene qui con questo punto che chiamo sempre K, che mi viene all'incirca qui, trovo ancora l'ipotenusa di questo triangolo, che è un'altra retta di massima pendenza, risulteranno tra loro queste due parallele, ovviamente. Punto il compasso in K. È una coincidenza che traccia prima di R capiti più o meno qui, assolutamente non c'entra nulla. Coincidenza, ok? Punto in K, apro fino a O ribaltato, ancora raggio di circonferenza, scusate, arco di circonferenza, volevo dire, e arriverò all'incirca qui. Ora viene fuori dal foglio, quindi ora dobbiamo immaginare un po' quello che succede. Allora, succede questo, che ho ribaltato, mi viene qui, ok? Cioè sull'arco di cerchio e su questa retta perpendicolare. Come ho detto prima, ribaltamento di O si trova su questa retta e anche sull'arco, che è questo. Quindi ho ribaltato e qui.
faccio la sezione ribaltata, come ho detto, esiste quel piano alfa che seziona la sfera, che ha come raggio sempre il medesimo raggio che chiamo R1. Questo è quello che ho usato per disegnare la sfera in prima e seconda immagine, R1. Quindi punto il compasso qui e faccio una circonferenza. E diciamo che viene così. Ok? Eccolo qui. Ora, abbiamo quasi finito perché in questo ribaltamento leggo in vera grandezza le due tangenti che vado a fare adesso, quindi le tangenti sono due, quindi la risposta a questo quesito non porta a un'unica soluzione, ma a due soluzioni diverse. Le tangenti sono queste. Come si costruiscono le tangenti? Le abbiamo viste prima, ok? Quindi non lo sto a ripetere. Sono un punto qui e un punto qui, ok? Quindi qui le vediamo nel ribaltamento. Ora il problema adesso si risolve nel determinare le due tangenti qui in prima e in seconda immagine. Qui possiamo usare l'omologia, possiamo fare il procedimento inverso, per esempio con i triangoli costruiti a ritroso. E cioè questo punto che chiamo punto di tangenza X1 ribaltato si trova sul piano alfa su una retta perpendicolare, sempre all'asse del ribaltamento. Poi questo dico, questo è l'ipotenusa di un ulteriore triangolo, costruisco il triangolo. Ok, come faccio a costruire il triangolo? Dall'ipotenusa prendo questa misura, la metto qui. Ora io devo esagerare, lo so che non è uguale, però per farlo tornare, sempre perché disegno a mano libera, questo è. Quindi prendo questa misura, la metto su una retta parallela perché è parallela alle altre rette di massima pendenza, perché si mantengono sempre parallele. Quindi io da qui faccio la parallela. Questo è un modo, posso usare anche l'omologia. Quindi ripeto, prendo questa misura che è l'ipotenusa, la metto qui, poi vado giù e trovo la prima immagine di X1, quindi mi viene X1, mi viene qui. X1 primo. Come faccio a trovare la seconda immagine del punto X1? Sfrutto le condizioni d'appartenenza del punto al piano, cioè voglio che X1 appartenga al piano alfa. Allora mi basta disegnare cerchiamo un colore che ancora non ho usato. Mi basta disegnare una retta appartenente al piano che passa per il punto 1, per esempio una retta orizzontale che appartiene al piano alfa. Passa da X1 primo, parallela alla traccia prima di alfa, incontra la linea di terra qui. Questa sarà la traccia seconda della retta orizzontale, la chiamiamo retta N, quindi questa è traccia seconda di N. In seconda immagine N risulta parallela alla linea di terra, questo è N secondo, e poi da X1 primo, retta di richiamo, fino a incontrare n secondo. Quindi con le condizioni d'appartenenza del punto al piano sono riuscito a trovare anche, abbiamo trovato anche x1 secondo. Questo è un modo. Quindi io ripeto, costruisco il triangolo, ok? A ritroso però, cioè non devo partire dal ribaltamento. Oppure applico l'omologia, per esempio, per trovare. Quindi in altre parole, P' era per concludere il ragionamento, risposta prima tangente, facciamola di un colore più rosso. Allora, sta diventando buio. Unisco per risolvere alla rispondere alla domanda, P' è qui, X1 è qui, questa è la tangente in prima immagine. Ok? Grazie.
Ok. Questa è la tangente in seconda immagine. Va bene? Oppure applico l'omologia. Ok, ora il disegno è venuto un po' maluccio, però con l'omologia speriamo di farlo un po' meglio di qua. Posso semplicemente dire, ora cerco questa seconda tangente, prolungo sull'asse, la corrispondente deve passare per P'. Ok, quindi già questa è la tangente, questa è l'omologia. Il punto X2 che si trova qui, non so se lo vedete, X2 ribaltato. Si troverà allineato il corrispondente si troverà allineato con il centro dell'omologia, cioè mandorla perpendicolare all'asse dell'omologia fino a intersecare la corrispondente che in questo caso a me viene qui. Quindi x2 ribaltato mi viene qui. X2 primo volevo dire. Quindi manca solo la seconda immagine di X2, faccio lo stesso discorso di prima che ho fatto per X1, cioè disegno una retta orizzontale, poi vi lascio perché si è fatto buio, retta orizzontale e quindi qui è X2. Ok, poi da P secondo unisco con X2, questa è la seconda tangente. Quindi le soluzioni a questo problema sono due. Facciamo di rosso, quindi una è questa tangente, faccio vedere marcata, e l'altra è questa. Una è questa e l'altra è questa.